La mia presenza oggi qui rappresenta il segno dell'attenzione del Cardinale Arcivescovo a questa giornata del ringraziamento. L'Arcivescovo ha voluto inviare anche le sue parole, il suo messaggio, che ricorda come esiste un legame essenziale fra la fede cristiana e il mondo agricolo, proprio perché è quello che ci fornisce il pane e il vino per l'Eucaristia che noi quotidianamente celebriamo. E invita tutti a non perdere la speranza. Un messaggio particolare oggi poi si rivolge ai giovani perché ritrovino l'amore per questo lavoro così essenziale e cruciale per la nostra vita e perché, come diceva appunto Papa Francesco, non si facciano rubare la speranza dal cuore. Questo è possibile perché tutto riparte sempre dal mistero centrale della nostra fede, che è la morte e resurrezione di Cristo, che ha vinto il peccato e la morte e ci rende capaci di guardare sempre, nonostante tutto, con fiducia e con coraggio a quello che ci sta davanti. Noi siamo qui oggi presenti come coltivatori diretti, la federazione provinciale, con la festa del ringraziamento, che è una tradizione all'interno della nostra organizzazione a cui teniamo molto, perché raduniamo un po' tutti gli agricoltori della provincia a ringraziare il Signore per i frutti della terra e per fare un po' il resoconto dell'annata. Oggi abbiamo anche avuto l'occasione di rinnovare e di ingrandire l'ufficio zona di Vergato, che riteniamo importante perché la zona di montagna per la Coldiretti è ancora importante, perché crediamo che con le sue tipicità e le sue produzioni sia ancora da valorizzare, possa dare ancora degli ottimi possibilità ai giovani che qui ci sono numerosi, fortunatamente. Ecco, davvero Vergato oggi è stata una giornata molto bella, sia per la Virgo Fidelis sia per questa festa del ringraziamento con la presenza della Coldiretti. E quando penso alla Coldiretti mi viene in mente il mio papà, perché era appunto coltivatore della terra e che disse, quando tutti andavano in città per andare a lavorare in fabbrica, ci disse: io resto qui perché voglio organizzare la mia giornata, la mia vita come pare a me e non invece come pare agli altri. Parte questa battuta. Davvero siamo contenti per questa festa, speriamo davvero che tutte le parole che abbiamo ascoltato diventino anche più operative, cioè che davvero si aiuti questa gente che ancora è radicata qui e che lavora con fatica queste nostre montagne, questi nostri campi, perché davvero dalla terra viene il nostro sostentamento, il nostro cibo. Grazie di cuore. Svolgano anche questo importante